Amici di Città di Ariano, ancora un evento, vi diamo il benvenuto alla seconda serata della Festa della Pizza d'Ariano Irpino. Festa della Pizza, ragazzi, cominciamo dalla parte più interessante, quelli che contano i soldi. Buonasera, come va, amici? Vi siete spaventati, eh? Gianluca, come stai? Ci hai fatto un'improvvisata! Io vengo sempre tutto bene, come va voi, ragazzi? Tutto bene, bello, brillante. Questa sera c'è Farago, ragazzi, ci divertiremo molto. Stasera si spacca! Si spacca! Continuiamo, salutiamo gli amici. Buonasera, buonasera, come va? Tu sei quello dei soldi? Tu sei quello dei soldi? No, lui prende i soldi. Come va? Tutto bene. Amico mio, come stai? Benissimo. Ti vedo benissimo. In forma. Come sta andando? Molto bene. Sempre più in alto. Festa della pizza, sempre più in alto. Di pizza in pizza, di forno in forno, non finiamo mai di stupirvi qui alla Festa della Pizza. Abbiamo una vecchia conoscenza, l'amico Franco. Allora Franco, quanta pizza faremo stasera? Abbiamo cominciato bene, eh? Sì, benissimo, tante pizze. Qual è la pizza che va di più, Franco? È la margherita. La margherita. Cosa consigli agli amici che fra un po' stanno facendo la fila? Cosa consigli? Bambo tutte, però insomma diventa uno come la margherita, i funghi, funghi triforati, cotto buono, tutto. Allora veniamo anche noi fra poco. Sicuramente. Signori, questa è l'armonia della Festa della Pizza con dei grandi professionisti. Grazie. Grazie. Sulle note di Duo Fa l'Americano andiamo dalle persone felice. Felice di nome e di fatto, come sta andando? Ciao Big, come andiamo? Bene, tu come stai? Una festa eccezionale qui alla Frutta. Meravigliosa, ma tu ci sei sempre? Sempre. E ci sarai per sempre? Speriamo. Qual è la pizza più buona secondo un pizzaiolo, dai? Penso la bufala, un'ottima mozzarella di bufala qui alla Frulice. Signori, mangiate la bufala, grazie Felice. Quest'uomo è velocissimo, non è un uomo questo. Ciao, quante pizze hai fatto in 2 minuti? Quante pizze hai fatto? In due minuti ne facciamo poche. In 5 minuti quante pizze riesci a fare? Sì, 10, 9. 9 pizze in 5 minuti, ragazzi. Questa è l'armonia, la voglia di lavorare. Come va, ragazzi? Bene, bene. Maestro al forno, come stai? Tutto bene? Va bene? Grazie! E qua si lavora con i grandi, con i piccini. Guarda questa bella signorina come aiuta i nostri amici della pizza. Tu dai una mano? Sì. Ma anche tu sai fare la pizza? Sì. Bravo, bravo. Allora, andiamo vicino ai maestri qua. Intanto le pizze continuano a venire fuori. Festa della pizza, ricordato. Maestro, come andiamo? Tutto bene. Tutto bene, la pizza più buona del mondo. Venite qui ad Ariano Irpino. Continuiamo, vi vogliamo ricordare che alla Festa della Pizza ci sono ben 8 forni contornati da decine di pizzaioli che stanno lavorando. Ragazzi, come andiamo? Tutto bene. Quante pizze avete fatto fino a questo momento? Chi me lo sa dire? Più o meno. Boh, non lo sappiamo. Tante pizze. Il maestro del forno come sta? Maestro, come andiamo, maestro? Vado via subito, come andiamo? Bene, grazie. Festa della pizza, la gente che lavora. Il bello della pizza che in un qualunque forno vai questa sera trovi gente che fanno pizza a gogo. Ragazzi, buonasera, come sta andando? Benissimo. La pizza che state facendo di più è la margherita? È la margherita, ovvio. E la sei al secondo posto? Ah, con la capricciosa, poi viene con la bufala. E poi qualcosa un po' a piacere. Ce n'è per tutti, il maestro del forno. Maestro, come andiamo? Tutto bene. Ma quante pizze da infornare? Sempre 10-12 alla volta. 10-12 per volta, questo e tanto altro ancora alla Festa della Pizza. Grazie. Continuiamo a spiare i nostri amici che stanno lavorando. Come andiamo? Bene. Quante pizze abbiamo fatto, più o meno? 350. 350 pizze solo per cominciare e abbiamo appena cominciato. Guardate qua sopra che c'è: mozzarella di bufala, pomodoro fresco, prosciutto, funghi, carciofini, salame piccante, chi più ne ha più ne metta. Maestro,
Come andiamo? Bene, bene. Ma fa caldo qua vicino? No, no. La serata è freschina. Sì. Festa della pizza sempre e comunque. Sì, sì. Allora, festa della pizza, state con noi che ne vedrete delle belle. Buonasera, chi aspettate voi? La pizza. Che pizza volete? Ma si fanno le raccomandazioni qua. Quale pizza avete scelto, signora, voi? Tradizionale margherita. Ma ne mangia solo la margherita? No, mangio anche dell'altro, ma insomma, voglio stare leggera. Leggera, ma da dove arrivano loro? Arianese, genovese. Ariano, Genova, però la festa della pizza non si può mancare. No, 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 proprio no. Bene. Tutta questa bella gente che c'è, guai. Bella musica, bella gente. Questa è la gente che ci piace. Presentatore anche. Grazie, grazie. Buonasera. Buonasera. Che fate qui? Aspettiamo la pizza. Beh, è normale, che pizza esce? Io una margherita. Una margherita. Cotto, diavola e capricciosa. Chi è il capriccioso? Chi è? Lei è il capriccioso, ma mangia solo la capricciosa. Sì, sì. Ma viene sempre ogni anno alla festa della pizza? Ogni anno. La cosa più bella della festa della pizza qual è? A parte le ragazze. La pizza. La pizza. Signori, questa è la bella gente della festa della pizza. Ciao, ma tu ordini a telefono? Col telefonino. Parla, parla. Vieni qua. Dicimi qui. Uè, ciao, come stai? Tutto a posto, al telefono sempre con le donne. Sempre, sempre. Sempre con le donne. Donne e pizza, casa c'è. È bello, ma quella è la colpa di Massimo. Colpa sua, buona serata. Continuiamo anche con i gemellaggi. Sono gli amici di Santa Barbara, come stai? Tutto bene, grazie. Insomma, da Santa Barbara alla Frolice è importante. Dove si mangia ci siamo sempre. Poi la festa della pizza è bella. Certo, veramente ben organizzato, tutto perfetto. Tutta sta gente contenta, le famiglie, secondo me è riuscitissimo. Ma noi siamo qua, tutto il comitato festa Santa Barbara, tutta una tavolata qua, compreso il parroco. Anche il parroco, veniamo più tardi a intervistarlo. Qua. Grazie. Buona serata, grazie. Festa della pizza 2014, si conferma questa manifestazione un appuntamento di successo nel cartellone dell'estate arianese. Sì, in effetti possiamo vedere lo scenario che sta dietro alle nostre spalle, moltissime famiglie, moltissime persone, ormai è una certezza la festa della pizza nel cartellone dell'estate arianese. Quest'anno hanno aggiunto anche il percorso del gusto, aggiungendo dei piatti tipici della tradizione arianese, quindi oltre alla pizza anche altri piatti da assaggiare. Amici del web, buonasera, buonasera a tutti voi, siamo alla festa della pizza più bella del mondo e siamo con delle belle persone. Ladies and gentlemen, Carmine Farago, come stai, Carmine? Bene, benissimo, infreddolito, però bene. Ti vedo in splendida forma, l'uomo dei perché. L'uomo dei perché fa così freddo ad agosto? Ce lo stiamo chiedendo anche noi, non è mai successo. Perché? Cioè, le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà? Gigi, ha avuto proprio una percezione. Sei un antesignano, ha indovinato tutto cose. Sta canzone è perfetta per quest'estate. Senti, Carmine. Questa domenica. E che cazzo siamo trovati? Meglio di così. Senti, Carmine, ma tu sei un musicista. Tu all'inizio sei stato un musicista, lo sei ancora? Tu sai che io non lo so più che su. Che cosa sono stato? Io... diciamo che ho una parvenza di musicista, poi principalmente sono un attore, io ho studiato per fare l'attore classico, serio, drammatico. Serio, drammatico, io sono drammatico. No. Sono drammatico, drammatico. Vedo una... Non è nato come sono drammatico, mi amo, lo dici sempre, Marone. Senti, la comicità tua la conosce ormai tutto il mondo, devo dire la verità, intanto complimenti per quello che fai. Grazie. Scaturisce molto anche dal fatto musicale, tu spesso fai ironia sulle grandissime canzoni dei cantautori e non solo, questa è partita sempre dal tuo background musicale. La passione per la musica, sì, in effetti è una cultura da quando avevo 15 anni, 16 anni che mi sono portato indietro questi anni 70 e quindi per me sì, gli anni 70 hanno alto livello. Andando avanti siamo andati sempre a scendere, allora a questo punto mo siamo proprio a terra, perché mo non sanno cantare, mo cantano i rapper, perché chi su chi le canzone canta? Diciamolo! Alcuni sono bravi, io prendo in giro Fabri Fibra e qualcun altro, Giovanotti e qua, però questi sono bravi. Poi ci stanno certi che cantano così perché non sanno cantare, c'è un ripiego.
Senti Carmine, questa sera festa della pizza, ci sarà tanta gente ad ascoltarti. Il messaggio che Carmine Paragola può mandare a questa gente, facciamo i dotti. Il messaggio del bue e l'asinello sul presepe. Questo è il messaggio che voglio mandare. Carmine, è stato bello stare con te, spero di incontrarti ancora. Allora adesso ti sfido, l'ultima cosa. Se dovessi inventarti un perché, adesso quale sarebbe? L'inizio è proprio quello preciso. Però io, il mio sogno nel cassetto, sai qual è? È quello di partecipare un giorno al Festival di Sanremo con una canzone inedita, vincere il festival, uscire e rientrare per pia per culo la canzone che ha cantato. Che sarebbe proprio il massimo, il top. Signori, questa sera abbiamo avuto il piacere di presentarvi un grande artista, tutto tondo, sorriso nel cuore, Carmine Farago, grazie di cuore. Grazie a voi, ciao. La domanda non è chi è, la domanda è... Perché? Se ho cazzo è venuto a fare, La domanda non è perché, la domanda non è chi, la domanda è perché Orietta Berta è toccata a noi, ha fatto solo una canzone. Finché la barca va lasciala andare, finché la barca va tu non remare. Come cazzo cammina sta barca? Vorrei sapere il continuo della canzone, che tu dici quando l'amore viene il campanello suonerà, ma si chiude San Coppa a barca. Ve lo ricordate Gianni Morandi? Sicuramente sì. La sigla televisiva usciva dalla roulotte, si girava, quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha, si apriva la roulotte, ascevo figlia, più scemo lo padre, perché un creatore che ti fa, me lo prendi papà, o gufo, a che ti servo gufo a te, che te ne ha fa, andate avanti è stato peggio Gianni Morandi, banane, lampone, chi c'era con te? O fruttaiolo. Puoi sopportare per esempio Biagio Antonacci con quella canzone che faceva così? Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che... Un po' meno che... Stai scrivendo una canzone, scrive, un foglio è bianco, ci sta un spazio, si blocca, se io, se lei, se io, se lei, se io, se lei, non si ricordava, vabbè, ho fatto se io, faccio se lei, se lei fosse stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno che, un po' meno che, se io, se lei, se io, se lei, lampo di genio, se noi, sei un fenomeno, quattro anni fa, ha fatto la canzone peggio, se l'amore si paga dopo, Antonà si paga prima, fate pure gli applausi, bene, noi vi salutiamo da questa splendida festa questa sera. Venite a trovarci domani sera, ciao! Teneva, teneva, che teneva, che teneva, Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva, Cicirinella teneva, la gatta era sorda, c'è che matta, nar teneva ne ossa ne pelle, era la gatta di Cicirinella, nar teneva ne ossa ne pelle, era la gatta di Cicirinella, Cicirinella, olè, Cicirinella, lei rola, Cicirinella, olè, Cicirinella, lei rola, Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva, Cicirinella teneva, teneva, che teneva, che teneva, Cicirinella teneva una vacca, dava la coda, mostrava l'andacca, andacca, andacca, andaccarella, era la vacca di Cicirinella, andacca, andacca, andaccarella, era la vacca di Cicirinella, Cicirinella.